queste benedette riforme, secondo me, se non si parte dal presupposto che sono un processo politico che ha bisogno di una leadership e di una capacità di conduzione e di costruzione attraverso rapporti di forza, perché la politica ha a che fare con i rapporti di forza, ed è questa la differenza tra la burocrazia, la magistratura e la politica, che la politica lavora sul potere, sulla forza, e crea delle idee che unificano un paese intorno a degli obiettivi. Un paese non significa tutto un paese, non tutte le categorie, non appunto il metodo spartitorio e di dare un tot a ciascuno che ha caratterizzato il nostro sistema. Nel libro viene spiegato benissimo a tutti i capitoli, ma questo appunto è un deficit di politica che a un certo punto si è manifestato. Quando si è manifestato? Ho detto Craxi, ma secondo me ci sono stati altri fenomeni di leadership molto importanti in questo paese, e di persone e di soggetti politici che hanno fatto da risultante a processi molto più vasti. Ecco, noi abbiamo bisogno come sistema paese di un sistema di intellettuali, di burocrazie, di leadership politica che rimetta in moto la macchina e che ci consenta di affrontare i problemi che ci sono, quali che sono, quelli della contemporaneità. Non abbiamo tempo di entrarci, perché sennò dovremmo riprendere il libro. Il libro fa un lavoro egregio in questo senso.